Voglio parlarvi di immigrazione e per farlo non posso prescindere da due tragedie che sono accadute una venerdì scorso sul confine fra la Spagna e il Marocco, dove sono stati uccisi 37 immigrati dalla polizia, la polizia di frontiera, mentre cercavano di entrare in Spagna. E proprio in queste ore è stata abbattuta un'agenzia di 46 immigrati trovati morti all'interno di un camion per il troppo caldo nel Texas in arrivo dal Messico. Di queste tragedie si è parlato molto poco e se si parla di immigrazione mi sembrava doveroso, perché comunque parliamo di esseri umani. Però voglio spostare il problema a noi, a quello comunque che sta accadendo in questi giorni in Italia, dove alla Camera si sta discutendo di quello che è un cavallo di battaglia per la sinistra, per Letta, che è lo Ius Scholae. Ora, perché parlo di questo? Perché mi sono chiesta oggettivamente se veramente andare a dare la cittadinanza ai nostri immigrati dopo un ciclo completo di studi la soluzione che manca in Italia, ovvero l'integrazione. La mancanza di integrazione di tutti coloro i quali vengono accolti sulle nostre coste è quello che poi porta ad avere le periferie, che sono diventate ormai invivibili per la delinquenza che dilaga, delinquenza, lo spaccio a cielo aperto, le nostre stazioni dove non si può veramente più prendere un treno la sera, o donne da sole, perché c'è da avere paura. Vediamo quello che sta dilagando, c'è un'insicurezza che sta aumentando sempre di più e rischia di aumentare se non si fa nulla per mettere in campo delle politiche oggettive per cercare di creare un'integrazione che potrà sicuramente garantire maggiore sicurezza. Allora ci chiediamo, lo Ius Scholae, lo Ius Culturae non sono soltanto delle bandierine ideologiche che poi alla fine non vanno ad affrontare il reale problema? Non sarebbe meglio che si impegnasse il Parlamento per capire a monte, visto che vogliamo accogliere tutti in maniera indiscriminata, senza alcuna regola, senza alcun controllo, cercare di mettere in campo delle politiche allora di convivenza civile? Alla fine diamo dignità umana a queste persone che arrivano e che quindi per sopravvivere non si devono buttare nella delinquenza, e anche agli italiani, e renderli sicuramente magari più sicuri, e che non è da poco.